Ben ritrovati per una nuova edizione del Prima TG, svolta nella querelle legata alla riapertura delle scuole in Italia. Il Comitato Tecnico Scientifico è stato convocato d'urgenza questa mattina su richiesta del Ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia. Il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entrato in vigore il 16 gennaio, prevede infatti la riapertura delle scuole superiori solo tra il 50 e il 75% nelle regioni in zona gialla o arancione, ma alcuni governatori vorrebbero tenere ancora tutto chiuso. L'ultima parola passa dunque al comitato coordinato da Agostino Miozzo. Sono 16.310 i casi di Covid registrati in Italia, un centinaio in più rispetto alla giornata precedente. E quanto emerge dal bollettino diffuso dal Ministero della Salute riguardante la situazione epidemiologica in tutta Italia. Nelle ultime 24 ore i deceduti sono stati 475, ieri 477. Sono 81.800 le vittime dall'inizio dell'emergenza sanitaria. I guariti sono 16.186, i casi attualmente positivi 557.717. I tamponi effettuati invece 260.704. Bollettino anche per la Campania. Nelle ultime 24 ore si registrano 1.132 nuovi casi su 14.611 tamponi effettuati, di cui 11 antigenici. Sono invece 23 i nuovi deceduti, 9 nelle ultime 48 ore e 14 in precedenza, ma registrati soltanto il giorno precedente, che fanno salire a 3.358 il totale delle vittime da marzo 2020 ad oggi. I guariti invece sono 1.488. Nei 1.132 positivi del giorno il bollettino evidenzia che ce n'è stato uno identificato da test antigenico rapido. Inoltre sono 1.037 asintomatici e 94 sintomatici. Ripartono i lavori al cantiere del Policlinico di Caserta dopo una lunga fase di stallo che aveva generato forti polemiche per i tempi sempre più dilatati. Già lo scorso 17 dicembre l'Università Vanvitelli e il sindaco di Caserta Carlo Marino avevano preannunciato la ripartenza dei lavori di una delle opere più importanti di tutto il Mezzogiorno, e così è stato, nonostante il prosieguo dell'emergenza Covid-19. Ieri mattina il sopralluogo al cantiere da parte del sindaco di Caserta Carlo Marino, il governatore della Campania Vincenzo De Luca e il rettore dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli Gianfranco Nicoletti. Ascoltiamo proprio le parole del governatore della Campania Vincenzo De Luca e del sindaco di Caserta Carlo Marino. È una giornata simbolica per tutta la Campania. Questa è la prima grande opera che riparte nel 2021. La prendiamo come il simbolo di una rinascita, di una ripresa di investimenti, di sviluppo, di apertura di cantieri, di creazione di lavoro. Un'opera di valore straordinario per la provincia di Caserta, ma per tutta la regione Campania. Sapete che è un progetto partito 22 anni fa, poi crisi aziendali, rescissioni contrattuali, abbiamo ripreso. C'è stato un impegno straordinario del rettore, c'è stato un impegno del Comune di Caserta, c'è stato e ci sarà un impegno finanziario della Regione Campania per un importo di 50 milioni di euro. Dobbiamo fare in modo che il tempo perduto diventi un'opportunità, nel senso che potremo dotare il Policlinico di Caserta delle tecnologie più avanzate oggi esistenti in Italia e nel mondo. L'impegno della Regione Campania è in questa direzione. La struttura è finanziata, ma non sono finanziate le tecnologie, gli arredi interni, le dotazioni tecnologiche per il Policlinico. La Campania garantirà queste dotazioni per un importo di 50 milioni di euro. Poi abbiamo un accordo con il Comune di Caserta per realizzare le infrastrutture della mobilità, sia su strada che su ferro. E quindi dovremo evitare che sia un grande complesso in una specie di deserto. Dovremo garantire collegamenti effettivi ed è veramente un'opera di valore straordinario per tutto il sistema sanitario della nostra regione. Una giornata che ci dà fiducia e che ovviamente rappresenta un'occasione di sviluppo davvero unica per tutto il territorio. Una giornata, una mattinata molto importante, ripartono i lavori, riparte il cantiere del Policlinico.
Non è solo una ripresa di lavori, una ripresa di sviluppo, di occasioni per i nostri giovani, del diritto alla salute. Vogliamo combattere questa emergenza pandemica facendo riprendere un'opera straordinaria che era ferma da anni, si sono risolte le sue difficoltà, i suoi prospetti giuridici, si è arrivato a discutere con l'ANAC, con l'anticorruzione, con una transazione importante, con l'azienda che è riuscita a ripartire, e oggi avremo 32 mesi, un cantiere certo, lavorazione ogni mese per circa 3 milioni e mezzo di lavori, e già pensiamo alle infrastrutture intorno al Policlinico. Il Policlinico sarà il nuovo rinascimento della città, sarà la prospettiva e il futuro di perché i nostri giovani dovranno rimanere in questa terra. 500 posti per curare la salute, ricerca, didattica, fra un anno avremo già la didattica e l'università che vivrà in questa struttura, e soprattutto già stiamo immaginando quelle che sarà sia la metropolitana leggera che servirà il Policlinico, sia tutte le infrastrutture a gomma che dovranno ancora crescere di più, non tanto l'interconnessione con la città, ma anche la rete regionale che colleghi il Policlinico all'intera Campania. Io penso che questa è una delle grandi opere della Campania. Farla ripartire e farla riprendere quella che era la sua prospettiva e il suo futuro è non solo un'occasione per Caserta, ma un'occasione per l'intera regione. Sindaco, abbiamo visto al piano superiore il plastico, un progetto veramente ambizioso che conferma Caserta e la Campania un po' il fiore all'occhiello anche per quanto riguarda la sanità, con l'obiettivo proprio, come ha detto lei, di porre in luce anche le eccellenze del territorio. Assolutamente sì, noi già stiamo immaginando e abbiamo già realizzato tutte le infrastrutture per fare un piano di insediamento produttivo nelle aree antistanti del Policlinico. Ci sarà un polo tecnologico sanitario che aiuterà e sosterrà le azioni di governance all'interno del Policlinico e soprattutto porterà lavoro per, non solo in questa grande opera, già adesso ci saranno tanti lavoratori dentro, ma soprattutto lavoro per il futuro. Noi dobbiamo guardare l'attuale esigenza, ma già pensare alla prospettiva. Questa è la visione, questa è la strategia, questa è la voglia che vogliamo costruire per Caserta. C'è da fare ancora molto e noi vogliamo continuarla. Importante è anche la sinergia che si rinnova tra ovviamente il Comune di Caserta, la Regione Campania, l'Università Luigi Vanvitelli. Si è creato un asse fondamentale, non solo una filiera istituzionale, governo nazionale, regionale e comunale, ma soprattutto anche gli stakeholders del territorio. L'Università non solo è conoscenza, non solo è cultura, non solo è ricerca, ma anche è un'occasione di creare lavoro sul territorio. Lo vogliamo fare, lo facciamo insieme al Presidente De Luca, insieme al Rettore Nicoletti. Non voglio qui ricordare anche il grande lavoro che fece il rettore Paolisso per arrivare a questo punto, e oggi possiamo, grazie anche al Comune di Caserta che ha già realizzato tutte le infrastrutture a sostegno del Policlinico e già ne vuole fare ulteriormente altre, possiamo costruire il futuro, non solo un futuro di idee, di proposte, ma anche di occasioni. Proseguono i vari problemi all'ospedale del Mare di Napoli dopo la grandissima voragine che si è aperta una settimana fa e che miracolosamente non ha fatto vittime. Questa volta tocca ai riscaldamenti all'interno del nosocomio, tutti fuori uso. In fase emergenziale l'acqua viene infatti scaldata con dei fornetti, reparti con termoventilatori. Sono già arrivate tempestivamente le termocoperte, in particolare per la rianimazione proprio in questi giorni poi di grande freddo. Ben 220 pazienti sono quindi ricoverati senza riscaldamento a causa dei servizi e dei disagi dopo la voragine. Ce la mettiamo tutta, anche se ognuno di noi ha già sulle spalle lo stress di un anno difficile per il Covid, racconta la direttrice sanitaria Mariella Corvino. Inoltre, proprio stamattina, la Procura di Napoli ha notificato all'ASL Napoli 1 il dissequestro temporaneo dell'area interessata dalla voragine dell'ospedale del Mare. L'ASL, dal momento del dissequestro, avrà 10 giorni di tempo per realizzare i lavori necessari per ripristinare in primis l'acqua e l'aria calda ai reparti dell'ospedale. Poi l'area verrà nuovamente posta sotto sequestro. L'ASL oggi effettuerà una nuova riunione operativa per realizzare rapidamente le riparazioni necessarie. Su 109 ospiti nelle tre RSA napoletane, dove stamane l'ASL ha somministrato la prima dose del vaccino Pfizer, 10 direttamente o tramite i loro tutori hanno scelto di non aderire alla campagna vaccinale. È il dato molto particolare che emerge dal report dell'ASL Napoli 1 Centro in relazione alle 4 residenze sanitarie assistite di Posilipo, Scampia, Frullone e Secondigliano.
Per quanto riguarda il prosieguo della campagna vaccinale in Campania, la Regione ha avuto rassicurazioni sulla decisione dell'industria farmaceutica di riprendere la spedizione normale a partire dalla settimana dal 25 gennaio. Pfizer ha comunicato un piano per non ridurre le quantità consegnate all'Europa e infatti anche io ho avuto un contatto con un responsabile della Pfizer che mi ha rassicurato, spiega Ugo Trama dall'unità di crisi della Regione Campania. Bollettino anche per l'ASL di Caserta sui casi Covid. I contagi registrano altre nuove 155 positività in lieve aumento rispetto alla giornata precedente. I tamponi processati sono 1833 con una percentuale di incidenza dell'8,4. I guariti sono 136 mentre continuano ad aumentare i decessi. Altri 8 quelli certificati che portano il totale a 562 da inizio pandemia. Le comunità colpite dai decessi sono Graziano, Lusciano, Maddaloni, Parete, Portico di Caserta, San Marco, Evangelista e Sparanese. Le città con il maggior numero di nuovi positivi sono Maddaloni con 21, Marcianise con 11, San Nicola alla Strada con 9 e Mondragone con 8. La polizia penitenziaria del carcere di Santa Maria Capovetere ha intercettato un pacco postale sospetto destinato a un detenuto italiano. A darne notizia il sindacato della polizia penitenziaria con Michele Vergale che da anni denuncia le difficili condizioni di lavoro che si svolgono con pochi mezzi di prevenzione e senza personale sufficiente. A insospettire sulla natura del pacco è stata la continua richiesta fatta da alcuni detenuti della stessa sezione del destinatario all'agente nel chiedere informazioni sull'arrivo dello stesso. Il pacco sospettato è stato sottoposto a rigido controllo degli agenti addetti alla corrispondenza in entrata e in uscita dal penitenziario, che dopo un accurato controllo hanno rinvenuto un quantitativo di sostanza stupefacente, sparsa in piccole dosi all'interno della cintura dell'accappatoio. Dalle analisi effettuate risulterebbe essere di tipo hashish e 14 grammi circa di peso. Entra in vigore oggi il nuovo DPCM che continua a dividere il paese in zona rossa, arancione e gialla. La Campania resta zona gialla e con questo dispositivo è consentito fino alle 18 la somministrazione al bancone e ai tavolini delle attività di ristorazione anche il sabato e la domenica. Confesercenti provinciale di Caserta ritiene che queste misure aiutino solo parzialmente le categorie commerciali. Bisogna ripensare agli orari in cui le attività della ristorazione possono operare. Con queste misure coloro che hanno ristoranti, pizzerie, pub in zone periferiche o nei piccoli comuni possono anche non aprire, commenta Salvatore Petrella, presidente provinciale di Confesercenti Caserta. Il nuovo anno registra una partenza negativa per i consumi e in questo contesto la priorità deve essere permettere alle imprese di lavorare in massima sicurezza, appena possibile, anche implementando nuovi protocolli più efficaci nel contenimento del rischio epidemiologico. Se invece si sceglie di sacrificare i pubblici esercizi, imprese turistiche e commercio per limitare la circolazione dei cittadini e quindi a vantaggio del bene comune, dobbiamo cambiare passo sui sostegni. Serve un intervento di largo respiro con più risorse e un cronoprogramma chiaro per dare alle attività la certezza dei sostegni sufficienti a portarle oltre al fine dell'emergenza sanitaria. Domenica di derby per la Casertana, quindi parliamo di Serie C, Girone C, che oggi affronterà in trasferta la Paganese. Mister Guidi recupera un po' di uomini chiave che hanno superato il Covid. 20 rossoblù a disposizione per la gara del Torre. Tornano Castaldo, Fedato e Buschiazzo. Ancora 8 invece Bordin, Cavallini, De Sarlo, Ciriello, De Lucia, Pacilli e Varesanovic, mentre il mio acquisto Rilli sarà a disposizione dalla settimana prossima. A presentare la gara è proprio il tecnico dei rossoblù, Federico Guidi. Ascoltiamo un estratto. Sì, è una partita importante. Come già vi avevo detto nel post gara, la mia testa era già orientata su Pagani. Sappiamo dell'importanza della partita, sappiamo delle difficoltà che incontreremo. Non è banale il fatto che abbiano cambiato l'allenatore un paio di giorni fa, perché questo sicuramente all'interno dello spogliatoio potrà dare qualcosa in più per quanto riguarda la motivazione e la voglia di farsi vedere per ogni singolo calciatore. Oltre chiaramente all'importanza della partita che anche loro conoscono in chiave classifica. Però devo dire che la squadra, come al solito, ha fatto una settimana molto bella. Io ho chiesto di proseguire e di cavalcare l'entusiasmo della partita con il Catania e di continuare a giocare con quello spirito, con quella voglia
e con quella personalità che c'è stata nella partita di domenica. Inizierà un ciclo importante. Per noi non è concluso ancora il girone d'andata, perché avremo da recuperare la partita con il Bisceglie e la partita di Castellammare, e quindi sappiamo che in questo miniciclo che ci metterà alla frusta dal punto di vista fisico, però ho la fortuna di aver recuperato un po' di calciatori che, anche se non saranno al massimo, ma questo mi permetteranno di cambiare la strategia di gara e di gestire il minutaggio di ogni singolo calciatore. Quindi siamo pronti, ora la massima concentrazione per la partita di Pagani e poi una alla volta affronteremo le altre partite. Era questa la nostra ultima notizia, grazie per aver preferito la nostra informazione e alla prossima.